birra, 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 birra. Evviva! Ma che? Ma non è birra? Tonato, ah, tonato, ottimo, ma cleaner. Ok, birra beviamo dopo. Adesso pensiamo a lavorare invece. E noi ci affidiamo a Tonato, una linea di prodotti, ottimo, che copre tutta la gamma delle esigenze per pulire la bici, perché la bici va per essere mantenuta in perfetta efficienza, lavata e lubrificata. Prima uno e poi l'altro. Iniziamo dal sapone, chiamiamolo così. Questo farà una bella schiumazza con la quale ricopriremo la bici, lasciamo agire qualche minuto, dopodiché sciacquiamo con acqua. Dice facile, ma se io l'acqua non ce l'ho, sto a casa o posso litigare con la moglie, che faccio? Schiuma. Questa si può, diciamo così, lavare a secco la bici. Questa genererà una schiuma che ricoprirà il telaio, le parti dove era spruzzata. Anche questo caso ho fatto agire qualche minuto, dopodiché può essere rimossa con un panno di microfibra così avremo lavata la bici a secco. Poi ci sono delle altre componenti che richiedono invece un'attenzione particolare sia per la pulizia che poi per il ripristino della lubrifica. Partiamo dalla suspension clear. Gli stemmi delle forcelle devono essere assolutamente ripuliti da ogni residuo oleoso, grasso, sporco e quant'altro, e va usato un prodotto specifico che non vada a intaccare le guarnizioni e in questo caso anche i paraoli. Successivamente anche i freni hanno bisogno di attenzione particolare. Quella polvere nera che si crea durante la frenata va a sporcare in molto appiccicosa tutti la pinza freni, i pistoncini e tutti i dintorni, diciamo così. Ma non possiamo usare un sapone qualsiasi, perché un normale sapone con tensioattivi andrebbe a impregnare le pasticche, che non finirebbe più, e quindi invece dobbiamo il prodotto adatto, ma cleaner, brake cleaner. Infine, per la trasmissione abbiamo il drive cleaner. Anche in questo caso è una parte meccanica che ha un'esigenza specifica. Verrà lubrificata come buona norma, e il problema è che l'olio utilizzato per la lubrificazione andrà ad attirare sporco, polvere e particelle che creeranno una matta, peraltro anche abrasiva, e quindi andrà questo deposito misto grasso e terra andrà rimosso con un apposito prodotto che scioglierà il grasso e consentirà allo sporco di colare via. Bene, una volta pulita, linda e pinta, possiamo passare alla parte di manutenzione, a partire dalla back finish, che ci restituirà un telaio perfettamente lindo e pulito e bello profumato. Avrò poi un grasso, questo in particolare per i cuscinetti, quindi mi servono una volta tanto. A proposito, mi raccomando di non lavare la bici con la lancia d'alta pressione, che sembra una banalità, peraltro viene pure benissimo. Il problema è che in questo modo l'acqua, insieme al sporco, entrerà all'interno dei cuscinetti, soprattutto il movimento centrale e i mozzi delle ruote, creando grossi problemi. Si dovrà svoltare il tutto e andare a pulire cuscinetto per cuscinetto, a meno che non siano sigillati, insomma, non usate la lancia d'acqua. Però quando verrà fatta la manutenzione periodica dei cuscinetti, questo è il resto suo. Abbiamo anche un grasso per le arenanze, in questo caso è una cera per la chain wax. In questo caso, per applicarla è necessario che la catena sia perfettamente pulita e sgrassata. L'ideale sarebbe lavarla con una vasca a ultrasoni, che rischia un po' difficile, ma accontentiamoci quantomeno di sgrassarla a fondo per rimuovere ogni residuo, in modo che la cera abbia modo di penetrare e non incontri. Qui abbiamo un olio multifunzione, ci sono molte parti che possono essere che dovrebbero essere lubrificate, potrebbero essere nei freni, piuttosto quelli del cambio, o semplicemente la serratura del lucchetto o per dello sblocco della batteria in caso di e-bike. E poi un'uscita a fondo, classico olio per la catena. Non dimentichiamocene mai, prima di un'uscita, soprattutto di un'uscita impegnativa, o se abbiamo attraversato zone bagnate, fango e quant'altro, dopo averla pulita, ricordiamoci di lubrificare bene la catena. Questo allungherà la vita per la catena stessa e anche nel tutto un gruppo trasmissione. Bene ragazzi, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, chiedeteci quello che volete. Qui sotto c'è il link, perché detto questo è ora di birra. Ciao ragazzi!